Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza. I misteri di René Le Château, che cosa si nasconde attorno a questa chiesa, sulla figura emblematica della Bessonnière e di questo fantomatico tesoro che avrebbe ritrovato o che si sarebbe fatto, come dire, elargire in cambio di silenzi. Di questo ci stiamo occupando questa sera a Rebus. Allora, parlavamo della cripta, parlavamo dell'ipotesi che i connotati di René Le Château nel passato fossero di diversissima natura, una natura che, come dire, legava a doppio mandato questo luogo con discendenze regali. Allora, a Tomatis vorrei chiedere se in questo ci vede un ritorno all'ipotesi del San Graal, il santo del sangue reale e quindi della stirpe, delle stirpi potremmo dire, oppure no? Ma c'è un filo conduttore che è questa figura del re, che è stata variamente interpretata nel corso dei secoli e degli anni. Bessonnière, il re, era un personaggio politico che avrebbe restituito il primato della monarchia. Successivamente questo re è diventato altro, è stato identificato con Gesù Cristo, per cui persone diverse ci hanno visto cose diverse. Io sono convinto che gran parte del fascino di René Le Château sia la sua natura, un po' di macchia di Rorschach, quelle macchie che usano gli psicologi, in cui non c'è nulla, ma lo psicologo ti chiede che cosa vedi e ognuno vede cose diverse. René Le Château consente proprio di vedere quello che uno vuole trovare, una frase anche del libro di Giorgio che mi è piaciuta, cioè che René Le Château in fondo ti offre la possibilità di vedere te stesso e vedere le cose che più ti piacciono. Ecco perché un po' il successo di questo luogo e il successo editoriale di tutti quelli che ne hanno parlato. Il re è l'investitura regale, non a caso forse la Bessonnière dedica uno dei luoghi più interessanti di René Le Château a Betania. L'unzione di Betania è quell'episodio in cui Maria Maddalena avrebbe, ungendo i piedi di Gesù Cristo, lo avrebbe investito della sua carica regale, lo avrebbe in qualche modo incoronato come figlio dell'Altissimo. E questa figura del re e della regalità la ritroviamo sempre a René Le Château. Vero, Baietti? Certamente. Beh, questo discorso della Maddalena che unge i piedi di Cristo è proprio presente nella chiesa con una bellissima vetrata che è sopra l'altare, in cui sembra che la Maddalena esca da sotto a un tavolo. Ma anche il discorso relativamente ad un mistero che si collega ad altri misteri, tasselli, ad esempio quello di alcuni scrittori, Maurice Leblanc con Arsenio Lupin e Jules Verne. Mi direte, non c'entrano nulla, sono personaggi del nord della Francia, l'ambientazione dei romanzi di Leblanc è la Normandia. Però chissà perché ci sono dei tasselli che rimandano a René Le Château, ai dintorni di René, non dimentichiamo questa montagna misteriosa. Anzi, mi sembra di capire che ultimamente sia una delle tesi in assoluto più sostenute. Certamente. Qualcosa che aveva a che fare con? Aveva a che fare con il meridiano di Parigi. Oggi si basa su Greenwich, però anticamente, all'inizio del secolo, nel Novecento, c'era questo meridiano di Parigi. Un punto di riferimento per tutto il mondo. Esattamente. La grandeur francese voleva questo suo meridiano che passava vicino a René Le Château, insomma, nei dintorni. Questo cosa ci suggerisce? Ci suggerisce questo discorso relativo ad Arago. François Arago era il direttore di questo centro, ma era un uomo della zona di René Le Château, nato ad Estagel, un paese a 35 km da René Le Château. E Jules Verne celebra il personaggio di Arago nel suo libro Clovis d'Ardentor, addirittura fa una pubblicità ad Arago esaltando la figura di questa famiglia come una delle più grandi di Francia, e quindi lui era entrato probabilmente a conoscenza dei misteri di questa regione tramite gli Arago, e non a caso nel Codice da Vinci ci si sofferma su questi medaglioni che consentono al protagonista di arrivare alla tomba della Maddalena. È un'enormità il numero di strade che conducono a René Le Château, ed è incredibile anche come, soffermandosi nello studio di questo luogo, ponendosi domande, si ottengono altre domande. Cioè, invece che ottenere risposte, non si fa altro che moltiplicare i dubbi, le incertezze, i misteri. Questi misteri la Bessonnière se li è portati nella tomba, perché nel 1917, quando scompare e si chiude una delle parentesi storiche di René Le Château, questi misteri, come dire, rimangono in sospeso. Che cosa gli succede? L'interesse per i sotterranei si evince anche dalla foga e segretezza con cui l'abate procede in quegli anni. Scava nel cimitero, fa costruire un ossario e uno spazio chiuso dall'esterno tra la sacrestia e l'attuale coro.
Dall'interno, l'accesso a questa stanza segreta è nascosto da un armadio in legno, che crea una cortina lungo tutta la parete. Lo spazio misterioso non è pavimentato, è lasciato allo stato grezzo e l'unica fonte di luce è un piccolo oblò nel muro. Probabilmente è proprio da qui che l'abate accedeva alla cripta. I ritrovamenti effettuati dagli scavi di Saunière non possono però restare del tutto segreti. Egli ha bisogno di consigli e aiuti. Il 29 settembre l'abate scrive: visto il curato di Nevian, presso Gély, presso Carrière, visto Cross e Secret. Su questo si è imbastito un altro enigma. V. Cross e Secret. Inteso da alcuni autori come visto Cross e segreto. Cross era il nome del vicario generale della diocesi e braccio destro di Billard. E Secret? Come da altri documenti autografi, in questo caso Guilhelm Secret de l'Évêché, cioè Guilhelm segretario del vescovo, verifichiamo che Secret non è altro che l'abbreviazione di secrétaire, ossia segretario. Enigma risolto. Nel frattempo, i lavori a Villa Betania continuano, ed è proprio tra il 1891 e il 1897 che Saunière incrementa l'attività che gli permette di incamerare soldi facilmente: il traffico di messe. L'affare sembra coinvolgere anche alcuni suoi confratelli: Gély, lo stesso Billard, e il fratello di Béranger, Alfred. Come da raccolte epistolari, risulta che i due fratelli intrattenessero relazioni commerciali. Di quali rapporti si trattava? Traffico di messe o ricettazione? Considerando che Alfred frequentava ambienti agiati e aveva possibilità di numerosi contatti con persone importanti, è logico presumere che fossero possibili entrambe le ipotesi. Un'ulteriore prova del traffico di messe è rappresentata dai diari tenuti da Béranger con grande cura e precisione. In questi diari sono annotati mesi e mesi di richieste e di incassi. Certo, questa non può essere la sola fonte della ricchezza necessaria per la costruzione del dominio dell'abate, ma sicuramente ne è una buona parte. Inizia il periodo più difficile per Béranger Saunière. I soldi scarseggiano. Billard e Gély sono morti. I rapporti con la famiglia peggiorano. Inoltre, il nuovo vescovo di Carcassonne inizia un'indagine sulle finanze del curato di Rennes-le-Château. Indagini che porteranno a un processo e alla sospensione ad divinis dall'ordine religioso. Fino alla sua morte, Saunière sarà impedito nel dire messa, cosa che continuerà a fare, trasgredendo gli ordini, in una piccola cappella di Villa Betania. Gli ultimi 10 anni di vita del curato sono costellati da gravi problemi finanziari. Ricorre a prestiti, testimoniati dalle numerose cambiali rinvenute tra la sua documentazione. Giunge al punto di ipotecare la proprietà presso il Credito di Francia per un importo di 6.000 franchi nel 1913. Nasce la questione riguardante la successione. Vengono redatti diversi testamenti. Ma i fatti principali sono che il vescovo rifiuterà l'eredità così come la stessa famiglia di Saunière. A questo punto l'unica legataria dei beni resterà Marie Denarnaud. Alla morte del curato, Marie continuerà a vivere nel presbiterio, trascorrendo i suoi ultimi anni in solitudine e in povertà. Nel 1945 compare sulla scena Noël Corbiu. Corbiu passerà molto tempo con la vecchia Marie, la quale alla sua morte lo nominerà erede universale. L'unico tesoro che egli riuscirà a trarre dal dominio del curato sarà un ristorante nel quale racconterà, giungendo alla farsa in costume, la storia della vita misteriosa dell'abate Saunière. Ha inizio il romanzo di Rennes-le-Château. Fatti veri e leggende sono già intrecciati. Paietti, ce n'è un altro ancora di mistero che riguarda Saunière e la sua tomba. Esatto.
La tomba di Soliera è stata spostata dal cimitero nel giardino della Villa Betagna, quindi per vedere la tomba di Soliera bisogna pagare un ingresso di 4 euro per entrare nel museo. È stata spostata perché si parlava appunto di persone che volessero asportarne addirittura l'intera bara. Io stesso ero a Rennes-le-Château appunto quando sono arrivati i gendarmi per trarre in arresto una persona che cercava di entrare di notte e nella chiesa e nel cimitero. Oggi nel cimitero non ci si può più entrare, possono entrare soltanto persone del paese che hanno quindi un defunto lì. Ebbene, pochi mesi fa ero a Rennes-le-Château, c'è stata un'intervista col sindaco Lhuillier, che era tra l'altro un colonnello delle forze armate francese, si parla del braccio destro di François Mitterrand. Ebbene, Lhuillier mi ha raccontato che quando hanno aperto la tomba di Saunière per la traslazione della salma, hanno trovato uno scheletro, era alto 1,90 m, quindi veramente una persona molto alta, e con un vestito addosso che poi si è dissolto al contatto dell'aria, aveva tre dita, c'era ormai lo scheletro, poste sul cuore che tenevano un messale. E questo a riprova del fatto che nella tomba di Saunière c'era veramente lui, perché si parlava che ci si fosse trovare uno sciacallo, due persone, lui e Marie de Narnaud, si parlava di una sepoltura comune, qualche cosa di strano. In realtà hanno trovato questo scheletro di questa persona altissima, che teneva appunto tre dita, scheletrito ovviamente, appoggiate su un messale. La salma è stata poi traslata nella nuova tomba, che è tuttora visibile. Che simbologia ha? Cioè, che interpretazione viene data a questa posizione? Beh, ovviamente un aspetto religioso della Trinità, ecco, tre dita appoggiate sul cuore e sopra un messale. Un messale dell'ortodossia cattolica, ecco. Questo il sindaco ci teneva mi diceva appunto in questa intervista che buona parte dei libri che sono stati scritti su Rennes si potrebbero buttare proprio semplicemente con questo ritrovamento, perché si è parlato che ci fosse dentro chissà che cosa o che addirittura la tomba fosse vuota. Tutti i ricami sulle chiacchiere. Tommaso, sta di fatto che la Bessonnière con la sua morte si porta nella tomba una gran quantità di possibili risposte che avrebbe magari potuto elargire e fornire. E poi l'epilogo della sua storia, come dire, lascia un retrogusto agrodolce, questo passaggio che arriva fino alle rappresentazioni semiteatrali o cabarettistiche in ristoranti del luogo. Qual è la sua interpretazione? Ma se uno rilegge i documenti scritti di suo pugno, si ritrova proprio la purezza di quegli anni. Ci sono le sue omelie, ci sono le lettere che scriveva, c'erano gli appunti che prendeva. Era proprio un parroco di quegli anni. Io che ho una casa nel Canavese, in Piemonte, ho conosciuto tanti sacerdoti anziani che mi raccontavano di quegli anni. Era proprio un prete di paese. Questa figura si è completamente trasformata nel corso degli anni ed è diventato tutt'altro. Ci sono libri che ne parlano come di un sacerdote di Iside, Osiride, altri in cui dicevano che faceva dei rituali chissà di quale natura, demoniaca. E io quando guardo a quegli anni e rileggo le cose originali ritrovo un po' quella purezza che tutto questo esoterismo, tutta questa interpretazione successive hanno un po' cancellato. È possibile ritrovare quel Saunière, bisogna aver voglia di scavare, di andare negli archivi, di fare pulizia, di fare una profonda ricerca, perché altrimenti siamo condannati a queste interpretazioni simili a un cubo di Rubik completamente sballato. Siamo a ridosso della conclusione di questa nostra indagine dedicata a Rennes-le-Château. Io credo fermamente che attorno a questo luogo non ci sia solo ed esclusivamente una bolla speculativa basata su inesattezze, imprecisioni o speculazioni narrative. Io credo fermamente che ci sia qualcosa di concreto ancora da capire. Su Rennes-le-Château vale la pena porsi delle domande, vale la pena attendersi delle risposte. Ci vediamo tra poco per i saluti e le anticipazioni sulla prossima puntata di Remus. A tra poco.